Buongiorno Gio Pietro, cosa ci racconti di bello? Oggi qua con un altro Decche Decche, il Gio Guaro, detto Guaro. Stavo facendo un'intervista al Gio Guaro adesso. Volevo chiedere una cosa, una parola procace. Vuoi una donna? No, la donna già... tante, molte, no? Tutto il mondo. Gente miliardaria. Non capisco bene la paroletta, mi puoi allucidare, diciamo, mi... Cosa ne pensa lei? Di che cosa? Di tutte le donne del mondo. Fammi la domanda, io sono all'altezza di darti una risposta. Dimmi. Io voglio proporti una cosa. Che cosa? Vogliamo spingerti nel mondo di TikTok. Dello spettacolo. Però seriamente. Entrare però. Nel mondo dello spettacolo. Ma ce ne sta, io sono stagionato. Mi non dispiace. Ma non posso accettare perché sono un po' stagionato. I miei pensieri sono altrove, non sono sincronizzato su questo. Ma perché da pecora scrisse, ma appunto va a ricogliere tuo pagliare. Questo da pecora, quando è nato con la bocca aperta, la lingua, io da lingua però a bocca. La mente chiusa c'hai, pecoraro. Pecoraro fa i soldi, perché è intelligente. Perché tu potresti farlo, tu hai le carte in mano. Ma noi siamo forestati. Alle caratteristiche, è come Andoia. Ma ti ricordi che allora Francesco lo scaggio detto Miraggio, eravamo sull'autostrada e lui ci metteva sempre nei corridoi, diciamo, Parlamento di Ricciunazzo e quando poi è arrivato Giuchero, è morto adesso. No, ancora speriamo che passano dire come schiaccia, ha visto un po' dirvi, ma non resta come schiacciato come una lucertola, sono contento di averlo così io, guarda. Disgraziato un po'. Alzo Petro, ha detto che è più intelligente la pecora che tu, Manuel. La mia pecora è molto più all'altezza di te. L'ha precisato sua mamma. Ha preso più punti di te per la pecora, ha ragione. Questo sì. No, ma lui è un attore, è un fotoromancio, sì, io ho visto lui. Va a lavarti con quelle mutande cagate. Mi interessa tanto, guarda, io le altre cose. Pochissimi partiamo. Poi ci facciamo un bello video, bello contro, perché non si fanno queste cose. Bello dissing, cioè. A chi? A sto figlio che si chiama, ma proprio è meglio te, perché è brutto. Forse sì, no, ma io non sì, un TikTok. Non è una paroletta offensiva. No. Possiamo... lasciamo perdere. Ma noi abbiamo a Mimmo qua, abbiamo a Mimmo come stanno pure. Mimmo che sovrattava poco fa, tre spaghetti numero 8, hai visto? Non quasi come un grattavo. Aveva i morroni un po' stagionati, però... Quindi vogliamo dare fans alla nuova... No, io non dico niente, non voglio precisare niente, che sono impegnatissimo, che ho i miei lavori a casa. Il lavoro è... E poi devo solo... prendo l'autostrada, Colombia, solo andare. Allora, questi pantaloni che mi ha domandato uno dove l'ha comprato, l'abbiamo comprato nel, 2000, sì. Nel 2000 a Bologna. L'ho comprato io nel 2000 a Bologna. Al mercatino dell'usato. E mi risulta che... Erano pantaloni... militari e fino a mo 20 anni ancora stanno durando, guarda, su duri, e come no? No. 22 anni, sì, 22 anni. Comunque, sì. Lo Zio Pietro sta tornando più forte che mai su TikTok. Faremo il canale ufficiale Diamante di Belle Copea Official, vai! Andiamo al tema dello spettacolo. Sì, il tema dello spettacolo. Deve ritornare più splendente. Ci vogliono indie E li prenderemo, dai, piano piano. Prima devo dare assegno, non assegno ballerino a casa prima. E poi una nuova canzone insieme. Io non ho capito se sì, se vuoi come cantante, che bello smosso, spero. Sì, sì. Guarda, non è... 2023, nuove news sul musica. Io voglio ricordare questo. Io non sono nessuno, voglio precisare questo. Su tutti i campi, su tutti i fattori adesso. Ma guarda sto Ricciunazzo da pecora che invece dicendo. Manuele, vado a spato. Ma io gli posso fare una domanda a questa pecora. Signor pecoraro, non ce l'ho. Ogni tanto lei ha in testa la pecorella. No, cioè, visto che mangiassi, o pigliassi da dentro, o pigliassi davanti. Prendo l'ardente, prendi questo pisciolo ardente.